Buonasera, sono Umberto Fracassi, vi presento una elaborazione condotta da Pier Francesco Burrato su un'applicazione in chiave sismotettonica dei dati derivanti da GeoMol. Si avanza con... Sì, ok. D'accordo, grazie. La presentazione verterà su due macro aspetti, ma principalmente sulle sorgenti sismogenetiche che sono il pane del gruppo di lavoro, del This Working Group, all'interno degli NGV. Quindi migliorare la conoscenza delle sorgenti sismogenetiche esistenti e, se possibile, integrarne con nuove in base ai dati provenienti da GeoMol, una carrellata sull'interazione tra le faglie, e quindi studiandone l'eventuale interazione e se c'è un potenziale di riattivazione delle strutture, e una visione sulla gerarchizzazione delle faglie ed un'inclusione nel web GIS di GeoMol ed eventualmente in DIS. I dati utilizzati naturalmente partono dal modello geologico di GeoMol, quindi i dati delle linee sismiche in ENI, con gli orizzonti stratigrafici interpretati, i piani di faglia e l'età dei depositi coinvolti. Poi le sorgenti sismogenetiche preesistenti, quindi DIS, come citavamo, e i dati sismologici e di deformazione attiva. Questo è un quadro delle sorgenti sismogenetiche prima di GeoMol. È una versione, era un photo finish della versione di DIS tuttora in corso, che speriamo venga pubblicata in estate, come vedete ci sono sostanzialmente, il mouse ci va più o meno, forse sì, una rappresentazione abbastanza schematizzata del sud alpino, e naturalmente l'area comprende anche altre cose, ma ci andremo dopo. Cosa sono le sorgenti sismogenetiche? Sono sostanzialmente elementi tridimensionali che descrivono piani di faglia, la loro modellizzazione, piani di faglia che hanno causato un terremoto o che hanno un potenziale di provocarlo. Parliamo di terremoti superiori a magnitudo 5.5. Le sorgenti possiedono una geometria, sono caratterizzate da una geometria, con tutti i dettagli del caso, e da un comportamento, quindi possibilmente anche uno slip rate, un tempo di ricorrenza, ove possibile, una storia sismica, quindi. Il DIS contiene una varietà di tipologie di sorgenti sismogenetiche, primariamente due, ma non soltanto. Una, che è la prima che comparve in DIS storicamente, sono le sorgenti individuali, quindi singoli segmenti a cui è stato associato un terremoto o il potenziale di un terremoto, con una magnitudo ed un tempo di ricorrenza stimato e slip rate. Per quanto riguarda il lavoro dentro GeoMol, ci si è concentrati sulle sorgenti composite, che sono sostanzialmente sistemi di faglie in cui non è stata riconosciuta una discretizzazione di singoli segmenti e a cui tra l'altro è associata una magnitudo massima attesa, ma non una specifica distribuzione di terremoti. Quindi cominciamo dalle sorgenti sismogenetiche e dall'interazione tra faglie. Allora, questa è l'immagine di cui parlavamo prima, il DIS pre-GeoMol, e guardiamo due punti in particolare sotto la parte avanzata del sud alpino e poi in un altro punto in cui andremo successivamente. Allora, giusto per ricordarci una cosa che abbiamo già visto prima, la distribuzione dei domini paleogeografici mesozoici, quindi due piattaforme come quella di Trento, l'Alto di Trento e la propaggine settentrionale, la piattaforma Apula, il bacino bellunese con il bacino dell'Adriatico settentrionale e il bacino lombardo verso ovest. Qui naturalmente la zona campione, la zona pilota di GeoMol. L'elaborazione dei dati forniti da GeoMol ha consentito di individuare in questo settore nord-occidentale dell'area pilota
una complessità che finalmente si è riuscita a vedere nella strutturazione del Sud Alpino, in particolare una serie di piani ad afferenza alpina, naturalmente, quindi sudvergenti. Ci sono anche dei backthrust qui sopra che complicano un po' la struttura e anche la visualizzazione, mi rendo conto. Questi sono i tip dei thrust, spero che si vedano anche a distanza. Tutto questo naturalmente si è riflesso in maniera abbastanza vigorosa, posso dire, sulla nostra interpretazione delle sorgenti sismogenetiche in quest'area, cambiando in qualche modo l'aspetto di come noi interpretavamo la porzione avanzata del fronte sudalpino. Tanto per ricordarci, questa è in piccolo l'immagine di Dis prima che intervenissero i dati di Geomol e le elaborazioni. Quindi la cosa ha subito effetti abbastanza importanti, tra cui per esempio determinazioni laterali, le strutture di Solferino e Sirmione. E a questo hanno partecipato naturalmente anche altri dati, come quelli, l'abbiamo visti anche prima nella presentazione di gravimetria dell'ISPRA. E ancora una volta qui le strutture di Sirmione e di Solferino. Il risultato quindi ha portato a una partizione delle strutture, dei thrust avanzati rispetto a come noi l'avevamo inizialmente interpretati. Questo è un photo finish del prima e del dopo. Nella diapositiva successiva vedrete una sezione nord-sud, che è quella afferente a Jamol, e in generale quello che mi preme dire è che Dis è un database a scala nazionale e all'interno di un quadro sovranazionale, allo scopo di fornire un modello coerente e che in qualche modo si tenga. D'altra parte, le strutture non terminano lì dove finiscono i limiti dei progetti o i confini regionali. Per cui, naturalmente, quello che noi abbiamo imparato all'interno dell'area Geomol non poteva non riverberare all'esterno, data la continuità delle strutture. E questo ci ha consentito anche di rileggere, in qualche modo, di tornare sulle nostre interpretazioni riguardando dati di letteratura come le sezioni di Fontana e Franciosi 2010. E quindi questa è una sezione estratta nord-sud dalla Geomol, schettamente dentro l'area di pertinenza Geomol. E questo è il modo in cui abbiamo imparato che dovevamo in realtà partizionare il thrust più avanzato, non in una singola struttura, bensì in uno più superficiale ed in uno più profondo, e tutto sotto nella parte del basamento mesozoico. Andiamo nell'altra parte, è un punto per noi particolarmente interessante perché qui c'è una sorgente, come vedete è piuttosto grande, sta lì da sola, è la sorgente, è quella che noi abbiamo ipotizzato come sorgente sismogenetica del terremoto del 1117, che non è un terremoto di poco conto, è il più forte della Pianura Padana, magnitudo 6.7. Era stata identificata precedentemente a Geomol sulla base di anomalie topografiche del drenaggio, e la sua posizione è concorde alla distribuzione del danneggiamento di questo terremoto. Le faglie ereditate che il Geomol ci ha nel basamento mesozoico, che Geomol ci ha consentito di rilevare, ci hanno portato a riconsiderare la profondità, ma la profondità minima, in questo caso abbassando tutta la struttura che noi riteniamo associata al terremoto del 1117, in mancanza per adesso di dati più profondi che possano confortare o portarci eventualmente ad integrare questa interpretazione. Va detto ad onor del vero che esiste un'altra interpretazione del terremoto della sorgente del 1117, che qui vedete riportata in basso a sinistra, di geometria del tutto diversa, che viene da un lavoro di Scardia e Cautori dell'anno scorso. Tra le altre cose, ci sono anche nuove sorgenti che verosimilmente entreranno in Dis. Una di queste è quella di Piadena, con dei dati, prima li ha mostrati bene Francesco Mesano, i dati che hanno consentito anche di associare un valore di stime di slip rate.
naturalmente questi GDPR sono stati calcolati utilizzando il riconoscimento dei cutoff di Football ed Enginwall in varie strutture. Una più tra queste, più grande, quella di Piadena, e poi altre associate a Vergenza Nord-Appenninica, con tutta una serie di valori che appunto la ricostruzione dell'ISDIP rate derivanti da quel lavoro ed estratti tutti dal database di Gemol. Passiamo adesso velocemente alla gerarchizzazione delle faglie e a come possono entrare nel database Gemol e DIS. Queste sono le faglie ereditate nel basamento, sono state già presentate prima, afferiscono all'abbasamento sedimentario mesozoico. Le abbiamo suddivise per semplicità in due classi, poiché di profondità. Questo perché il top nell'origlio, che qui va dal 2000, che va da 2 km, segue la disegna la monoclinale regionale e che è in pendenza circa in direzione sud-ovest, e qui raggiungono, qui intendevo dire questo spigolo, ecco, adesso si vede, i 10 km. Da questa differenza sono due classi di strutture, qui rappresentate con un valore medio di orientazione, naturalmente c'è una complessità maggiore in queste strutture, e la loro orientazione è tutto sommato simile. Teniamo conto che la sismicità recente sembra non afferire queste strutture. E queste strutture sono immerse nel campo di stress attuale e quindi abbiamo fatto una adesso preliminare, del tutto preliminare analisi del potenziale di riattivazione che mostra una strutture favorevolmente o non favorevolmente orientate a seconda e quindi ne descrive un ipotetico potenziale di riattivazione sul quale naturalmente andranno fatti altri lavori. Questo in funzione dell'orientazione del campo di stress tra i due end members riconosciuti, quindi nord 10, tra nord-sud e nord 10-est. In sintesi, abbiamo quindi potuto suddividere la mesh di dati che Gemol ci ha messo a disposizione per integrare sorgenti sismogenetiche preesistenti, conoscerne di nuove, proporne di nuove, e quindi poterne parametrizzare alcune e non parametrizzare altre. In base a questo, quindi, potranno entrare nel Web GIS di Gemol e quindi in funzione e conseguentemente in DIS. Questo quadro viene qui riproposto in pianta, e questa, per esempio, era la sorgente, era il top della sorgente di Piadena, che era una delle new entries potenziale in DIS. Tutti questi dettagli su questi dati poi arriveranno nella presentazione successiva. Questo riproponeva quella proposta di potenziale di attivazione. In definitiva, e qui ho chiuso, da Jamol, il DIS, e quindi come gruppo di NGV, abbiamo senz'altro imparato molto. E al dentro e al di fuori e quindi al di fuori dell'area pilota. E in verde vedete le sorgenti che sono state toccate sia per modifica col numero in nero che implementate ex novo col numero in bianco. E vedete da soli che le differenze sono state significative. Ed è per questo che possiamo dire grazie a Gemol, grazie a voi.